Secondo me le accomuna una sola frase: la passione. Ci metto veramente la passione, che ovviamente non basta, ragazzi. Non è che se io metto la passione a fare l'astronauta divento astronauta. Ovviamente poi serve molto impegno, la bravura, una predisposizione e tanto tanto allenamento, ovviamente. Così anche per fare doppiaggio, insomma, sicuramente una predisposizione necessaria. Poi però serve molto studio, molto allenamento. E c'è, se quella assolutamente, la competenza che va legata poi al talento, se un talento c'è, che va sicuramente costruito anche con le tecniche. E c'è un personaggio a cui sei particolarmente legato che, cioè, ti ha dato poi il là per l'escalation che hai avuto della tua carriera? Guarda, credo proprio che sia Eros di Pollon, al quale sono sicuramente affezionato. Mi ha un po' dato il là alla mia carriera, perché era uno dei primi personaggi protagonisti di un cartone animato. E poi sono legato ai Puffi, perché da piccolino io leggevo i Puffi. E quando mi chiamarono per fare la serie, fu una grande emozione, una grande gioia. E per i casi della vita stavo per non accettare questo cartone animato, perché ero molto impegnato. Poi alla fine mi dissero no, ma dai, insomma, insistettero molto. Andai al turno di doppiaggio non sapendo cosa mi aspettava. Apro la porta alla sala di doppiaggio, vedo i Puffi, un altro parolo, le lacrime agli occhi. Lo devo fare, insomma. Lo devo fare, sì. Lo devo fare. E insomma, Tontolone, ma anche il pittore, mi sembra. Sì, brava. Hai dato diverse voci. Sì, il primo anno il Puffo pittore lo doppiava Simona Izzo. Poi Simona, insomma, l'anno dopo andò a fare altre cose, aveva altri impegni lavorativi. E quindi mi diedi in eredità questo Puffo pittore. E il bello era quando si parlavano insieme, pittore e Tontolone. Che ti davi le battute e ti rispondevi da solo? Ehi, pittore, ma che cos'è questo quadro? Oh, ti piace Tontolone, è un capolavoro. Ma non ci capisco dell'arte moderna. Scioccolone, Tontolone. Un grande veramente. C'è solo da imparare, insomma, da te. Ci si diverte così, si campa così. Volevo toccare con te un argomento che preme tanto anche a tanti ragazzi che sono qua, ieri se ne parlava. Dimmi tutto. Se ti dico censura. Ah, aia. Tu fai parte anche dell'ADAM. Allora, questa cosa si è ingigantita. Dimmi sì. Che è vero. No, sì, scritto. Allora, è vero. Mi contattò l'ADAM, che è un'associazione che si occupa appunto sulla censura nei cartoni in TV. Mi contattò molto tempo fa domandandomi se scrivevo un articolo appunto sulla censura, cosa che io ho fatto. E da quel momento io faccio parte dell'ADAM come se fossi un partecipante di spicco. In realtà appunto... Un attivista. No, insomma, no, sicuramente sono contrario alla censura in qualsiasi parte, insomma, sia in televisione che nei libri, dappertutto. Trovo che sia una cosa non solo sciocca la censura, ma addirittura diseducativa, che dovrebbe essere il contrario di quanto uno, insomma... Loro cercano, insomma, di tagliare, cioè di non farti vedere certe cose che secondo loro non vanno bene. In realtà una persona, secondo me, dovrebbe essere in grado poi di decidere da solo se una cosa poi è o non è. Ma come dicevano i latini, chi controlla i controllori? Cioè, chi è che è dice, giusto. Chi è che dice questo è sbagliato? Chi si arroga il diritto di dire questo è sbagliato? Esatto. In base a cosa? No, sono contrarissimo alla censura. Infatti, anche perché in realtà... Appunto, nel caso dei cartoni animati non c'è assolutamente niente da censurare, non vedo che ci sia, cosa ci sia. Infatti tanti cartoni, tante anime sono proprio per adulti, invece la censura c'è perché magari si vogliono per forza rendere a misura di bambino, quando invece tante cose sono assolutamente per adulti. Ma ti dirò di più, quando andò in onda per la prima volta Lady Oscar o Lupin, non erano assolutamente censurati, parlo dell'inizio degli anni 80. Poi, stranamente o tragicamente, poi con le edizioni successive, Mediaset censurò sia Lady Oscar che Lupin e anche altri cartoni che adesso mi sfuggono. E questo è grave, perché vuol dire che invece di evolverci andiamo indietro, andiamo indietro, insomma, con poi anche la Mu. Anche la Mu, super censurata, anche lei. Cosa che invece, cioè, prima non lo era. Io mi ricordo che quando doppiai Mila e Shiro, c'era Mila che quando giocava appunto a pallavolo
saltava e si vedevano, ma brevemente, dalla minigonna si vedevano un attimino le mutandine con un orsetto disegnato, e Mediaset tagliò quelle... La tagliò. Poi i dirigenti fanno peggio, ma chi se ne frega. Esatto, insomma, ma sì, poi, insomma, poi fanno ben di peggio, certo. Sì. E va bene. Vabbè. E insomma, abbiamo ascoltato anche il tuo parere sulla censura. So che dei ragazzi ieri mi hanno chiesto di domandare io, e io così già avevo preparato la domanda, però sapendo che anche loro avrebbero avuto piacere di ascoltarti. Ma la trovo diseducativa. È giusto, sono d'accordo. Censurare e educare, io lo trovo diseducativo. Diseducativo, sono d'accordo con te, Fabrizio. Allora. Allora, Nanerottolo. Dimmi, Poppante. Cosa dici di vedere un frammento di qualcosa e poi tu ci dai dimostrazione di come si fa a doppiare? Va bene, vediamo cosa riesco a fare qui all'improvviso sul palco. Poi noi valuteremo se puoi lavorare o meno, va bene? Va bene. Allora ragazzi, attenzione, facciamo partire e chiediamo in regia a Mario il guardalo primo... Guardalo come è ridotto, che indecenza! Anche il tuo, Lo sai invece cosa ha fatto mia madre? Prima ha detto che avrebbe giocato con me e tante belle cose. Poi ha preso e se n'è andata a grandi magazzini a fare spese con le sue amiche. In poche parole, se ne infischia altamente del sottoscritto. Io sono giunta ormai a una conclusione, caro Pennuto, che gli adulti sono sciocchi, questi e bugiardi, non li sopporto più. Mettono al mondo i figli e poi chi si è visto, si è visto. Almeno avessero il buon gusto di non criticare noi giovani, dico bene? Dici bene. Spero soltanto di non diventare una sciocca senza fatica e buona a nulla come certi ragazzini che conosco io. Ben detto, Pollo. Come te, ad esempio, ero. Ecco, questa potete anche risparmiartela, Poppante. Guardalo com'è ridotto, che indecente. Ora ricomincia. Anche il tuo. Allora, Fabrizio, questo... è il primo frammento che abbiamo scelto. Allora, noi qui ovviamente stiamo giocando per farvi vedere, insomma, così un divertimento. In sala di doppiaggio le cose avvengono in maniera differente. Siamo innanzitutto al buio della sala di doppiaggio. La sala di doppiaggio può essere, in grosso modo, fate conto, uno studio di registrazione come un piccolo cinema, dove c'è un leggio e c'è un grande schermo. Il frammento di filmato si chiama Anello e dura dai 30 secondi a un minuto, e ovviamente noi doppiatori abbiamo il copione davanti e leggiamo sul momento, come sto facendo io adesso, e poi dopo una o due prove incidiamo, e abbiamo però anche una cuffia che ci permette di sentire il suono originale per darci un po' un aiuto per l'attacco della battuta. L'originale in questo caso in giapponese era Pollon. E qui insomma facciamo un po' l'impronta e vediamo cosa vediamo esce fuori. Cosa succede. Tra l'altro, vabbè, qua non è neanche il ritorno in originale, no? In cuffia, quindi devi fare proprio così. Ma la sento Pollon io, solo la mia voce? Sì, Pollon sì. Vabbè, ok, mi è di aiuto, perfetto. Va bene. Vai. Guardalo com'è ridotto, che indecenza. Anche il tuo, Lo sai invece cosa ha fatto mia madre? Prima ha detto che avrebbe giocato con me e tante belle cose. Poi ha preso e se n'è andata ai grandi magazzini a fare spese con le sue amiche. In poche parole, si rinfisca altamente nel suo... Io sono giunta ormai a una conclusione, caro Pennuto, che gli adulti sono sciocchi, questi e bugiardi, non li sopporto più. Mettono al mondo i figli e poi chi si è visto, si è visto. Almeno avessero il buon gusto di non criticare noi giovani, dico bene? Dici bene. Spero soltanto di non diventare una sciocca senza fatica e buona a nulla come certi ragazzini che conosco io. Ben detto, Paolo. Come te, ad esempio, ero. Ecco, questa poteva anche risparmiarti, la Poppante. Guardalo com'è ridotto, che indecente. Beh, la difficoltà di alzare gli occhi e guardare l'immagine, signori, giusto, senza avere il ritorno in cuffia. Bravo, la difficoltà di un doppiatore è anche questo, che devi recitare, leggere la battuta, guardare l'attore, il personaggio, insomma, che muove la bocca, e andare a sync. Ti prego, fammi un altro pezzetto. E va bene, Poppante. Vai. Io un po' come mai non riusciamo a prendere neanche un pesce? Io ho parlato con Efesto prima di venire qui e ho detto che questo era il posto ideale. Quello è il paradiso del pescatore, caro il mio Eros. Non esistono al mondo acque più ricche e pescose. Ti puoi fidare. Sembrava così convinto che gli ho dato ascolto. È logico. Oh, tornatevene a casa.
per fortuna ha detto che erano acque ricche e pescose. Lo so, sono stato uno sciocco. Non dovevo dare ascolto al consiglio di Efesto. Quello non capisce niente di pesca. Mi sta bene, così imparo. Siete delle schiappe, ragazzini. Ancora non avete preso neanche un pesciolino. Pensa agli affari tuoi tu. I pesci sono andati a spasso, non lo sai che oggi è festa? Sarà, ma non ci credo. Vediamo. Ecco qua. Caspita. Avevo ragione io, ragazzini. Avete visto? I pesci non vanno in vacanza. Visto? Questa deve essere una di quelle famose festività soppresse. Ehi, ne ho preso uno. Evviva! Resisti allo snabbollare. Di un po', come mai non riusciamo a prendere neanche un pesce? Io ho parlato con Efesto prima di venire qui. Ha detto che questo era il posto ideale. Quello è il paradiso del pescatore, caro il mio Eros. Non esistono al mondo acque più ricche e pescose. Ti puoi fidare. Sembrava così convinto che gli ho dato ascolto. È logico. Oh, tornatevene a casa. Per fortuna ha detto che erano acque ricche e pescose. Lo so, sono stato uno sciocco. Non dovevo dare ascolto. Siete delle schiappe, ragazzi. Così imparo. Ancora non avete preso neanche un pesciolino. Pensa agli affari tuoi tu. I pesci? Pensa agli affari tuoi tu. I pesci sono andati a spasso. Non lo sai che oggi è festa? Sarà, ma non ci credo. Vediamo. Ecco qua. Caspita. Avevo ragione io, ragazzini. Avete visto? I pesci non vanno in vacanza. Visto? Questa deve essere una di quelle famose festività soppresse. Ne ho preso uno! Bravo, bravo Fabrizio. Io, a un certo punto sei entusiasmato anche il microfono e sei emozionato e non riuscivo più ad andare. Ho avuto un guizzo di... di stupore, amato. Ops! E per i più piccoli, Fabrizio, certo. Un assaggio ce l'hai dato anche prima, però avremmo scelto, hai visto, gliel'ho dati prima i copioni, proprio 2 secondi fa quando giuro, stavamo mangiando, infatti. Allora, punto dolore, all'impronta, tutto all'impronta. Tantalone, credo che ormai la tua Gracula possa tornare nella foresta, perché non la accompagni, diciamo, subito, eh? Ma grande Puffo, le cose non saranno più le stesse senza di lei. Ah, lo spero vivamente. D'accordo, grande Puffo, ce ne andiamo. Finalmente, quella Gracula stava diventando un vero problema. Bene, mio caro uccellino, adesso vediamo se sei in grado di volare di nuovo. Se sei in grado di volare di nuovo. Sai, Quattrocchi, mi mancherà molto il mio piccolo amico. Tantalone, grazie Fabrizio. Tornare nella foresta. Ha detto, lo vediamo, che ce l'hai fatto in estemporanea, proprio così.